Hai appena scoperto che la tua ragazza ti tradisce con quel tipo di cui non dovevi assolutamente preoccuparti? La tua ex si è appena fidanzata con il tuo migliore amico? Ti sei appena messo insieme una tipa che però è più vecchia di tua mamma? Non ti preoccupare, c'è una squadra pronta ad accoglierti a braccia aperte! Questo è Loverpool, la squadra degli amori impossibili! Siamo costretti a partire con Sua Eleganza Ronaldinho, che secondo la stampa brasiliana si sarebbe sposato con due donne contemporaneamente. La realtà, venuta fuori poco dopo, è che il brasiliano convivesse soltanto con le due ragazze, peraltro molto amiche tra loro, salvo poi rovinare tutto con la decisione di interrompere la relazione con una delle due. E qui entra in gioco la madre di lei, che rivela tutti i retroscena di questa doppia storia d'amore. Faceva alle ragazze gli stessi regali, le portava a mangiare negli stessi posti e dava loro 2000 euro al mese da spendere come preferivano. Insomma, il solito Ronaldinho. Se ancora non ve lo siete chiesti, fermatevi in questo momento e domandatevi: com'è possibile che Reginaldo abbia fatto innamorare Elisabetta Canalis? I motivi che hanno portato alla nascita di questa love story non sono ancora noti, sebbene siano state decine le congetture attorno alla vicenda. Sorprendentemente, però, la cosa che più ha infastidito l'attaccante brasiliano è stato il trattamento della stampa. Quando stavo con Elisabetta non ero nemmeno considerato un calciatore, bensì l'uomo nero, o meglio ancora, lo stallone della Canalis. Eh sì, che brutta cosa essere lo stallone della Canalis. Bravo con la palla tra i piedi e gran seduttore, non si spiegherebbero altrimenti i 5 matrimoni di Lothar Matthäus, ex attaccante di Inter e Bayern Monaco e campione del mondo con la Germania. Dopo essere stato insieme alla prima moglie per ben 9 anni, il tedesco ha avuto ufficialmente 6 donne nei 28 anni successivi, sposandone addirittura 4. Non sappiamo esattamente quale sia il suo segreto, sta di fatto che tra assegni di mantenimento e guerre legali, tutti i soldi guadagnati in carriera potrebbero un giorno non bastare più. È recentissimo invece lo scandalo che ha visto coinvolto l'attaccante brasiliano Hulk. Come un fulmine a ciel sereno, lo scorso Natale è rimbalzata una notizia piuttosto particolare. Hulk ha lasciato sua moglie Angela Iran, madre dei suoi 3 figli, per mettersi con la nipote di lei, appena maggiorenne. Come i due si siano innamorati non è affar nostro, ma i sensi di colpa del giocatore si sono fatti sentire subito, a giudicare dall'offerta fatta all'ormai ex moglie. 22 milioni di euro e 40 immobili per accettare la separazione e non andare per vie legali. La risposta di lei? No grazie, voglio rovinarti in tribunale. Cosa sarei se oggi non fossi diventato un calciatore? Sarei vergine. E questa è la frase con la quale Peter Crouch è diventato famoso in tutto il mondo. L'attaccante inglese, alto più di 2 metri per 75 kg di pelle e ossa, ha infatti sposato la bellissima Abby Clancy, modella e presentatrice britannica. Cosa c'è di male? Assolutamente nulla, anzi, Peterone Crouch è il manifesto del fatto che in amore nulla è impossibile. Per alcuni tifosi rossoneri, la storia d'amore tra Pato e Barbara Berlusconi ha rappresentato il primo step verso il periodo buio al quale è andato incontro il Milan negli ultimi anni. Si dice che l'attaccante, infatti, essendo legato alla figlia dell'allora presidente, decise di non trasferirsi a Parigi per restare vicino alla fidanzata, impedendo così l'arrivo in rossonero di Tevez. Di lì a pochi mesi Pato lascerà sia Barbara sia il Milan, mentre Tevez si toglierà più di qualche soddisfazione con la Juventus. Si è invece sposato con una sua fan, il buon Cesc Fabregas, che una sera, mentre cenava in un ristorante giapponese, si è visto avvicinare da una signora che gli voleva solamente chiedere una foto con il proprio figlio. Da quel momento il centrocampista spagnolo e Daniel Lasiman non si sono più tolti gli occhi di dosso, si sono sposati, hanno avuto 2 figli e ora vivono tutti felici e contenti. Curiosità, lei è più grande di lui di 12 anni e aveva avuto già 2 figli con il precedente marito. Nel 2012 la fidanzata del centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne andò a Madrid in vacanza, dove ebbe l'occasione di passare del tempo con l'attuale portiere del Real Madrid Thibaut Courtois. Quanto accadde successivamente ha dell'incredibile. L'ormai ex ragazza di De Bruyne andò a casa del portiere belga, si fece cucinare la cena e poi ci andò a letto. Riuscì a darmi più Courtois in una sera che Kevin in 3 anni. Quelle attenzioni mi fecero crollare, tanto che pensai, ma se lui mi ha già tradita, perché non posso farlo anche io? Beh, incredibilmente da quel momento Courtois e De Bruyne sono rimasti amici e non hanno più rivolto la parola alla ragazza.
Si sono conosciuti grazie al padre di lei, hanno celebrato le nozze qualche mese dopo, sono diventati genitori l'anno successivo e hanno divorziato 4 anni più tardi. E questo il sunto della storia d'amore tra Sergio Agüero e Giannina Maradona, figlia del più noto Diego Armando. I due si sono lasciati in malo modo, forse per la distanza che li separava o forse perché l'attaccante del Manchester City non se l'è sentita di portare avanti la relazione, pur avendo altre opzioni a disposizione. Nel 2019, infatti, si è fidanzato con la modella argentina Sofia Calzetti, di ben 9 anni più giovane. Io e Caroline abbiamo dovuto aspettare 3 anni perché abbiamo scelto di arrivare casti davanti all'altare. La Bibbia insegna che il vero amore si raggiunge solo con le nozze e con lo scambio di sangue, quello che la donna perde con la verginità. Sono queste le commoventi parole pronunciate da Riccardo Cacà poco dopo il suo primo matrimonio. Tutto bello, l'attesa, la prima notte di nozze, i valori di un ragazzo umile ed educato. Purtroppo i due divorzieranno 9 anni dopo e oggi Smoking Bianco Cacà è sposato con Carolina Diaz. Chiudiamo con una storia che risulta impossibile solo perché sembra uscita da uno di quei film d'amore strappalacrime. Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, oltre ad essere sposati e genitori di 3 splendidi bambini, si sono conosciuti in Argentina alla tenera età di 5 anni. I due hanno superato insieme i problemi di salute di Leo, la lontananza, l'improvvisa fama di livello mondiale e tutte le tentazioni che ne derivano. Insomma, una relazione che aggiunge ulteriore fascino alla storia di un genio unico e inarrivabile di questo sport.